segnalazioni è contestuale richiesta di spargimento di sale. La polizia locale si è adoperata fino a tardi, soprattutto nel dare un immediato supporto informativo sulle varie situazioni segnalate o direttamente rilevate agli operatori di AGES, che hanno lavorato, da quanto mi risulta, ininterrottamente per 48 ore, spargendo sale nelle sedi stradali e sui marciapiedi. Nei giorni successivi non si sono verificati accumuli di neve o comunque particolari inconvenienti per il ghiaccio sui marciapiedi a distanti abitazioni o condomini, per cui non c'è stato motivo di procedere a sanzioni amministrative. Tuttavia, Presidente, memori della sua identica interrogazione, anche abbastanza recente, questo assessorato della Polizia Locale non mancherà di porre la massima attenzione anche per l'avvenire. Grazie, Assessore. Io mi auguro, prima di tutto, che non venga la neve, perché può essere piacevole, ma crea comunque disagi alla città, ai suoi abitanti e a chi comunque la frequenta. E mi auguro che non passi l'idea, proprio lei ha citato con la mia passata interrogazione, più o meno con la risposta, che appunto quanto nevica il marciapiede si può lasciare così com'è, perché tanto di multe, di sanzioni non se ne prendono. Perché questo è il messaggio che viene passato alla città. E poi duri poco, duri tanto, ci sono delle persone che per esigenze di cura, di andare a fare la spesa, eccetera, anche in quelle poche ore hanno necessità di percorrere i marciapiedi. E quindi, con quello che ho detto prima, sarebbe opportuno che o venga pulito o chi non li pulisce venga sanzionato. Passo al successivo, che è